si continua a lottare contro la petrolizzazione d'Abruzzo, ci sono state tante iniziative, ci sono state davvero tantissime manifestazioni. In questo caso la provincia di Teramo si rende partecipe di un'altra iniziativa, quale? Sì, quella di un grande concerto per l'Adriatico l'11 agosto a Roseto degli Abruzzi, ma è un concerto ovviamente di tutta la costa teramana, di tutti i comuni teramani, di tutta la provincia di Teramo. Si aggiunge ai ricorsi che in sede giurisdizionale stiamo preparando, perché noi pensiamo che questa vicenda debba essere portata all'attenzione di tutto il territorio, che così lo possa conoscere, lo possa capire, comprendere e condividere anche la nostra azione. Qual è l'appello? L'appello è intanto la soddisfazione di avere a Roseto questa grossa iniziativa con questo concerto di questo grande artista che è Eugenio Finardi e tutto quello che è collegato, una serie di iniziative contro la petrolizzazione del mare Adriatico, questo sistema che deturpa l'ambiente, un ambiente quello dell'Adriatico legato al turismo della regione Abruzzo, quindi tutti i comuni costieri teramani guidati dalla provincia di Teramo hanno aderito a questa iniziativa per contrastare sia a livello giuridico questa iniziativa sciagurata a nostro parere e sia anche a livello per portare gente in piazza e protestare contro un'iniziativa che non ha nulla di positivo per nessun tipo di intervento. Noi personalmente io non sono contro a prescindere, a volte anzi delle iniziative ambientaliste a prescindere non le condivido, ma questa volta sono fermamente convinto perché un'iniziativa del genere produce solo danni e non dà nessun beneficio alla collettività.